Vediamo ora il primo dei cinque comandi presenti nella toolbar di sinistra. Questo comando si chiama Correggi geometrie. Ci permette di fare una serie di operazioni che alla fine correggono il disegno importato in DXF al fine di ottenere un disegno finale pulito da tutti gli elementi che non servono. Facciamo un esempio. Import, prendiamo questo primo file DXF, un file che presenta, oltre al disegno che ci serve, anche un cartiglio, altri elementi esterni, presenta linee non unite in un'unica polilinea, linee, cerchi, testi, eccetera. Presenta anche un problema di sovrapposizione che non vediamo magari e che è comunque presente in questo caso. Tutti questi problemi, diciamo, riusciamo a risolverli attraverso correggi geometrie. Abbiamo la funzione allinea in Z per allineare tutti nella stessa Z, tutti gli elementi geometrici, eliminare le sovrapposizioni, unisci enti non contigui, elimina geometrie inutili. Sono tutti e quattro attivi perché il software riconosce che per questo tipo di disegno importato è utile mantenere attivi questi queste quattro operazioni. Aggiusta la tangenza, se vogliamo aggiustare la tangenza, semplifica piccoli enti e la tolleranza di curva. Poi abbiamo anche la possibilità di attivare l'autoscala, eliminare le quotature presenti, se ci sono, il cartiglio, eliminare le geometrie esterne al pezzo. Infine possiamo decidere la lunghezza massima degli enti piccoli e l'angolo di tangenza minimo. Una volta impostati i valori che riteniamo più opportuni, facciamo calcola e in verde vediamo una preview di quello che sarebbe il risultato finale dell'operazione. Se questo risultato è quello che effettivamente vogliamo ottenere, non facciamo che chiudere il correggi geometrie e vedete che sono rimasti solo i sette cerchi e tutte le linee e gli archi si sono uniti automaticamente in un'unica polilinea chiusa. Quindi anche la sovrapposizione che c'era prima è stata eliminata ed è rimasta solamente la geometria pulita da tutti gli altri elementi. Facciamo un altro esempio. Importiamo questo file. Questo file è un file composto da piccolissimi enti, come vedete anche qui nella lista delle geometrie non sono presenti perché sono veramente tanti. Se andiamo a zoomare, vi faccio vedere che gli enti sono veramente molto piccoli, vedete? Quindi chiaramente dovrei andare a selezionare e andare a unire tutti questi elementi. Chiaramente cercando anche poi eventuali sovrapposizioni, eventuali problemi. Con il correggi geometrie, questa volta il software riconosce per questo tipo di file che la cosa ideale sarebbe quella di mantenere attivo la linea Z e semplifica piccoli enti, che è quella operazione che ci permette di semplificare i piccoli enti e unirli in polilinee. Facciamo calcola, aspettiamo la ricerca dei percorsi da parte del software, ecco qua. Chiudiamo e alla fine otterremo la possibilità di avere tutte polilinee chiuse, come vedete, che sono state unite. Quindi pronti per essere lavorati con l'operazione e la lavorazione che sceglieremo successivamente.